La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa né dal suo aspetto o dal modo di pettinarsi. Lo diceva Audrey Hepburn, regina di eleganza e raffinatezza, ed è questo il modello al quale si ispirano le giovanissime ragazze Weekend Dance, il celebre format ideato e condotto da Dino Piacenti, da sempre alla ricerca di nuovi talenti. Siamo giunti alla terza edizione di Ragazza Weekend Dance, un successo strepitoso che premia la bellezza, ma non solo, anche la bravura di queste ragazze. Esatto, oltre ad essere belle, oltre ad avere un corpo, bisogna anche ballare, bisogna anche recitare, comunicare. E il nostro progetto, ideato insieme a mio figlio Stefano Piacenti, è appunto quello di prepararle, soprattutto che devono studiare, durante il nostro lungo percorso itinerante, perché noi siamo alla ricerca di volti femminili televisivi, oltre alla bellezza, che possono comunicare, che possono diventare come te una brava giornalista oppure diventare delle presentatrici. Ecco, nel nostro piccolo cerchiamo con tanti casting di forgiare, formare queste nuove ragazze, sperando di riuscirci. La vincitrice di Ragazza Weekend Dance, Indiana Santander, è arrivata anche finalista a Miss Italia, quindi è anche un ottimo trampolino di lancio per queste ragazze. Voi siete informatissimi su tutto. È vero, Indiana Santander ha partecipato alla fase finale di Miss Italia e la vincente dell'anno scorso, Nunzia San Marco, ha fatto anche dei programmi per Canale 5, quindi evidentemente Ragazza Weekend Dance porta bene. Il consiglio è quello di naturalmente prodigarsi allo studio, che è la cosa più importante, studio dell'arte, nel caso vogliano entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Il concorso Ragazza Weekend Dance non è solo ed esclusivamente un concorso dedicato alla bellezza, ma anche all'attitudine dell'arte, dello spettacolo, quindi cantare, ballare, recitare. L'ideale appunto sarebbe quello di dedicarsi ad una delle discipline, quindi questo è il consiglio che io do sempre, anche quando iniziamo il concorso, siamo giunti alla terza edizione, credo che sia la cosa più importante. E il bello di essere qui è guardare i loro sguardi, la loro speranza, spesso la loro umiltà, perché tutto si può dire di un concorso di bellezza tranne che ci sia dell'umiltà, invece ce n'è molta e credo che quella sia l'arma per il futuro, il segreto per una ragazza per andare avanti, al di là della sua bellezza, perché diciamo la storia insegna che spesso e volentieri, quasi sempre, la sola bellezza non porta da nessuna parte, quindi c'è bisogno anche di altro e se c'è umiltà già c'è metà di quest'altro. Una bellezza resta tale fine a se stessa, una bellezza può essere inespressiva, incomunicativa. Saper fare, sapersi esprimere, ma soprattutto avere una propria personalità, invece è indice di maturità, di intelligenza e anche di cura della propria interiorità oltre che esteriorità. Nunzia San Marco è stata la vincitrice di Ragazza Weekend Dance 2012. Nunzia ha 29 anni, è di Napoli e gestisce un bar. In molti ricorderanno le sue vicissitudini sentimentali nella trasmissione di Maria De Filippi Vero Amore ed in seguito come corteggiatrice di Uomini e Donne. Nella gara lo scorso anno, al momento dell'esibizione al Teatro Augusteo di Napoli, si esibì quale meteorina. Nunzia San Marco, vincitrice della seconda edizione di Ragazza Weekend Dance, che esperienza è stata questa per te? È stata un'esperienza bellissima, anche perché questo non è solamente un concorso
per delle ragazze. Io comunque ho imparato ad intervistare, io non avevo mai avuto un'esperienza del genere, quindi non è solamente la bambolina che sta in TV e non parla, ma io sono andata oltre la bellezza, e quindi ho anche scoperto delle capacità che magari non avevo, anche se comunque devo migliorare sicuramente tantissimo, però comunque è stata un'esperienza, non è un concorso per solamente ragazze belle che non ballano, ecco. Devono essere molto spigliate, devono comunque stare sempre con i piedi ben piantati a terra, nel senso che l'umiltà è alla base di tutto. Se non hai umiltà non puoi andare veramente da nessuna parte. Io sono stata umile e sono arrivata fin qui, ho vinto il concorso Ragazza Weekend Dance e spero di continuare soprattutto con Stefano e Dino, che sono delle persone straordinarie, mi hanno aiutato tantissimo, mi hanno dato tantissimi consigli. Anche quest'anno il concorso, giunto ormai alla terza edizione, è stato presentato in una location mozzafiato, la punta di diamante della MSC per il 2013, La Preziosa. Quest'anno abbiamo utilizzato come location MSC Preziosa, l'anno scorso La Splendida e precedentemente anche La Sinfonia. In questo caso, proprio per restare in tema MSC Preziosa, parliamo della nuova arrivata, quindi la nuova ammiraglia della MSC Crociere, che si presta perfettamente a questo evento con i suoi saloni e i suoi arredamenti attraverso il quale si respira in Made in Italy. Bene, quindi Ragazza Weekend Dance, la terza edizione, la sosteniamo fortemente perché comunque parliamo di spettacolo, di bellezza, e a bordo delle nostre navi è un prodotto, lo definisco prodotto perché parliamo comunque di una grande catena di distribuzione, si sposa perfettamente. Ed inoltre Ragazza Weekend Dance è una trasmissione, un evento che è tutto Made in Italy, Made in Campania, e quindi non dimentichiamo che la MSC Crociere ha origini proprio qui in Campania, e in questo caso Preziosa, che diciamo è la madrina, è la nave più bella che ad oggi la MSC abbia. La selezione di quest'anno avrà una marcia in più, un tour itinerante costituito da diversi appuntamenti che, oltre a promuovere la solarità e l'estro delle giovani partecipanti, offrirà loro la possibilità di visitare i luoghi più belli della regione Campania, scelti per le numerose tappe del concorso. E sono iniziative che riteniamo sicuramente delle aperture nei confronti dei giovani, e il centro commerciale Giambo ha proprio, è una vocazione quella del centro commerciale Giambo, cercare di dare occupazione. Infatti noi stiamo facendo un ampliamento che va a prevedere l'occupazione di ancora un 200 giovani, quindi 200 nuove famiglie che si accostano al mondo del lavoro. Nel centro commerciale Giambo già lavorano circa 500 persone, e dal lavoro a un indotto di circa 10.000 persone. Lei è official sponsor di questo concorso di bellezza, che premia non solo la bellezza appunto, ma anche la bravura. Principalmente la bravura, perché la bellezza la possono avere tutti, ma la bravura non tutti. Quindi è un piacere ritrovarsi qua per il secondo anno, far parte del cast di Dino e di Stefano, e come Palazzo Marchesale siamo ben lieti di essere presenti ancora una volta. Sarà infatti una tappa appunto a Palazzo Marchesale. Per quanto riguarda la tappa, stiamo decidendo un po' la data, in quando abbiamo parecchi eventi da realizzare, e cerchiamo di trovare il miglior modo per poter ospitare ancora una volta Ragazza Weekend Dance. Alla presentazione del concorso anche l'assessore regionale al lavoro Severino Nappi e la senatrice del PD Graziella Pagano. Il lavoro, anche questo, anzi un contesto simpatico, gradevole come questo, è opportuno che si faccia incrociare un mondo che comunque crea grandi opportunità di lavoro in una regione come la nostra in particolare, con anche un'atmosfera leggera, a volte importante anche questo. Soprattutto segnala l'opportunità che anche in questo contesto si può creare lavoro vero, si possono creare opportunità, è quello che noi dobbiamo fare, tutelare il lavoro, soprattutto avvicinare i giovani a delle prospettive concrete che diano un futuro. Premiare quindi non solo la bellezza ma anche la bravura delle ragazze. Ecco, esattamente, quello che è importante, lo diciamo sempre, che ci vuole competenza, ci vuole qualità, ci vogliono possibilità concrete che non siano soltanto quello che sei, ma anche non quello che appari, ma anche quello che sei. E questo forse è un segnale significativo di un cambiamento complessivo che parte anche da vicende come queste, per dire che forse la Campania vuole guardare al merito delle cose. Sì, io vengo volentieri a questa manifestazione, Dino Piacenti lo sa. Non amo, diciamo, i concorsi di bellezza in genere, soprattutto quelli che pullulano in vario modo, in varie situazioni. Trovo che questo sia un misto, diciamo, tra il premiare anche la grazia di una ragazza, perché non è peccato essere belli, ma nello stesso tempo accoppiare a questo anche la qualità professionale, dare una possibilità a ragazze che magari hanno delle qualità di poter andare avanti.